Hai mai pensato che mangiare un certo alimento insieme alla cannella possa in realtà danneggiare la tua salute? La cannella è una delle tre spezie più utilizzate al mondo ed è conosciuta per il suo effetto simile all'insulina naturale. Tuttavia, non tutti gli alimenti si abbinano bene con essa. Consumare la cannella insieme ai cibi sbagliati potrebbe compromettere i tuoi sforzi per prevenire malattie. Ma non preoccuparti, sono qui per aiutarti. Oggi ti parlerò di tre cibi che non dovresti assolutamente abbinare alla cannella e di tre cibi che invece si sposano perfettamente con essa per ottenere i massimi benefici per la salute. Prima di continuare, avete già cliccato sul bottone iscriviti? Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per farlo. Inoltre, ricordatevi di mettere un bel like e condividere questo video con chiunque desideri migliorare la propria salute. Prometto di continuare a fornirvi informazioni utili e preziose per il vostro benessere. Ora, immaginate un alimento che fa bene al diabete. Brucia il grasso viscerale, quindi perfetto per perdere peso, previene il raffreddore bloccando i virus e protegge i polmoni e, come se non bastasse, ha anche effetti anti-invecchiamento e mantiene giovani. Vi presento la protagonista di oggi, la cannella, un vero e proprio dono divino. La cannella non è solo deliziosa, ma anche economica, rendendola accessibile a tutti. Ultimamente si parla molto dei benefici della cannella per la salute del cervello. Alcuni studi stanno addirittura esplorando il suo potenziale come trattamento preventivo contro i danni cerebrali. Solo annusare la cannella può migliorare le capacità cognitive e la concentrazione meglio di qualsiasi esercizio mentale. Tuttavia, anche un alimento così straordinario come la cannella può diventare dannoso se abbinato ai cibi sbagliati. Scopriamo insieme quali sono i tre peggiori abbinamenti con la cannella che ostacolano la prevenzione delle malattie e i tre migliori che potenziano i suoi effetti benefici. I peggiori abbinamenti con la cannella. Il primo abbinamento da evitare è la cannella con bevande zuccherate, come tè alla cannella o latte speziato. Le bevande alla cannella, come il latte alla zucca speziato, sono molto popolari, soprattutto in autunno. E sì, molti pensano che bere tè alla cannella dopo i pasti sia utile per la digestione. Ma c'è un problema. La maggior parte delle bevande alla cannella contiene zucchero, spesso sciroppo o zucchero di canna, che aumenta i livelli di glicemia dopo il pasto, annullando i benefici della cannella. Ma non temere. Puoi facilmente fare la tua bevanda alla cannella a casa, utilizzando dolcificanti naturali e salutari, come il miele, di cui parlerò più avanti. Prepara tu stesso il tuo tè alla cannella e vedrai che la tua salute ringrazierà. Il secondo abbinamento peggiore è la cannella con datteri secchi. Anche se i datteri sono comunemente utilizzati in alcune bevande alla cannella, dovresti scegliere solo datteri freschi, non quelli secchi. La cannella è spesso definita insulina naturale per il suo effetto nel controllo della glicemia, ma i datteri secchi sono pieni di zucchero, che contrasta questi benefici. Se vuoi approfittare delle proprietà della cannella, fai attenzione a non consumarla con cibi che innalzano eccessivamente la glicemia, come i datteri secchi. Il terzo abbinamento da evitare è per chi assume farmaci per l'ipertensione. La cannella è ricca di potassio, che può interagire negativamente con i diuretici, comunemente prescritti per la pressione alta. Se prendi questi farmaci, il potassio nella cannella può accumularsi nel corpo, portando a un eccesso pericoloso che può causare problemi come debolezza muscolare e aritmie cardiache. Se hai questa condizione, meglio essere cauti. I migliori abbinamenti con la cannella. Ora, passiamo ai tre migliori abbinamenti per sfruttare al meglio i benefici della cannella. Il primo e il più potente abbinamento è la cannella con il miele. Il miele e la cannella sono una combinazione vincente, soprattutto per il cuore. Il miele aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nelle arterie, migliorando la circolazione e rafforzando il cuore. Non solo, il miele è ricco di minerali che, insieme alle proprietà riscaldanti della cannella, migliorano l'assorbimento di nutrienti da parte del nostro corpo. Insomma, se vuoi proteggere il tuo cuore, non c'è combinazione migliore di cannella e miele. A questo punto ti invito a provare subito questa combinazione. Aggiungi un po' di cannella e miele alla tua routine quotidiana e sentirai presto i benefici sulla tua salute. Il secondo abbinamento perfetto è cannella e zenzero. Con i recenti cambiamenti di temperatura, molti di noi sono più suscettibili a raffreddori, dolori articolari e infiammazioni. Abbinare la cannella allo zenzero può essere un toccasana per rafforzare il sistema immunitario. Entrambi hanno proprietà riscaldanti.
Ma mentre la cannella aiuta a eliminare il calore interno in eccesso, lo zenzero favorisce la sudorazione e purifica il corpo dalle tossine. Se soffri di dolori o infiammazioni croniche, prova a consumare cannella con zenzero per ottenere un sollievo naturale. Infine, il terzo abbinamento consigliato è cannella e mele. La cannella, come accennato prima, è ottima per la salute del cervello. Abbinata alle mele, questo duo diventa un vero e proprio scudo protettivo per il cervello e i vasi sanguigni. La buccia delle mele contiene potenti antiossidanti che amplificano l'effetto della cannella nel proteggere e rigenerare le cellule cerebrali. Inoltre, le mele aiutano a rafforzare le pareti dei vasi sanguigni, migliorando la circolazione fino ai capillari più piccoli. Quindi, se vuoi prenderti cura della tua salute mentale e cardiovascolare, non puoi davvero fare a meno di questa combinazione. In conclusione, abbiamo visto insieme quali sono i tre peggiori e i tre migliori abbinamenti con la cannella. Ricapitolando, evita le bevande zuccherate, i datteri secchi e fai attenzione se assumi farmaci per l'ipertensione. Dall'altro lato, abbina la cannella a miele, zenzero e mele per ottenere incredibili benefici per la salute. Ora è il tuo turno. Non aspettare. Aggiungi subito la cannella alla tua alimentazione quotidiana con i giusti abbinamenti. La tua salute ne trarrà enormi benefici e potrai prevenire malattie e vivere meglio. Grazie per aver seguito questo video. Se lo hai trovato utile, iscriviti al canale, lascia un like e condividilo con chi ti sta a cuore. Il tuo supporto è fondamentale per continuare a portare queste informazioni preziose a tutti. Ti auguro tanta salute e felicità. Ci vediamo al prossimo video.